Allora, io scrivo da tantissimo tempo per bambini, i romanzi sono solo recenti, una decina d'anni. Quando l'ho scoperto, se volete la verità, ma non è proprio il massimo da raccontare, la verità è che l'ho scoperto il giorno dell'esame di maturità, alla prova scritta di italiano, perché non ho potuto copiare tutti i foglietti che avevo nascosti da tutte le parti, voi non sentite, però. E quindi ho dovuto fare un tema inventandomelo, cioè un vero tema scrivendolo, ho preso 9. Da quel momento ho capito che forse mi piaceva scrivere e che potevo continuare. Andare avanti. Sì. Per me sono i disegni di Claudia, che ha saputo mettere un'empatia particolare ai personaggi, ai personaggi del libro. Ma perché Storie da un altro mondo? Da un altro mondo perché il primo romanzo, quello serio per adulti, si svolge sul pianeta Kel, che è il pianeta dove si ambienta questa storia. Scrivendo questo romanzo mi sono accorta di avere un mondo che poteva darmi infinite meraviglie. E io ho pensato, da buona ligure, perché non sfruttarlo? Perché non lasciarlo stare? Sono ligure, quindi sono un po' taccagna. E ho deciso di... Solo un po'. Spoco. Solo un po'. E quindi da lì ho deciso di creare... In realtà uno dei protagonisti del libro, del romanzo, racconta storie ai suoi figli. Quindi storie di qua, storie di là, sono andate in parallelo. Quindi è questo, Storie da un altro mondo, perché effettivamente è un altro mondo, è un pianeta gemello alla Terra e su questo mondo avvengono fatti, storie. Beh, prima del libro, di leggere il libro, ovviamente sono stata impressionata dal fatto che abbia scelto me come illustratrice. Che dire, sulla storia... non devo essere tanto io a parlare, ma lascio parlare i disegni. La storia ovviamente è stata molto bella, soprattutto quando l'ho letta, e quindi ho detto diamoci dentro e mettiamoci al lavoro. Però la cosa che mi ha colpito di più è ringrazio i miei gatti, Meo e Mau, che con le loro dolci fusa e le loro lunghe dormite sul mio letto mi hanno tenuta compagnia mentre disegnavo. Oltre che ispirarmi, mi dicono loro anche a loro modo quando è il momento di prendermi una pausa. Ah, quindi hanno ti chiedono attenzione e ti fanno smettere di lavorare. In un modo particolare, si adagiano su quelli da disegno, con le fuse mi dicono, mammina smetti di disegnare, prendete una pausa.